Ed eccoci insieme alla Patrizia Saccone, primo insediamento, siamo alla fine dell'anno, siamo a Natale, gli auguri alla nostra città, ai nostri cittadini. E un po' vogliamo sapere un po' da lei come è andato il primo approccio della sua mansione, il suo assessorato. Cosa ha trovato, cosa c'è di nuovo, cosa ha in mente di fare, si è trovato la possibilità di agire nel miglior modo possibile, se le strade sono aperte, un po' quello che insomma realmente ha e vuol fare. Bene, io innanzitutto partirei subito con gli auguri di Natale ai cittadini di La Spezia e ai cittadini della provincia, che sia un Natale sereno, perché è un Natale che ci trova in una condizione di crisi italiana, una delle più forti degli ultimi decenni. E un Natale che quest'anno porta poche cose sotto l'albero di Natale, ma sicuramente per la nostra città mi auguro possa portare una bella notizia, ed è il ritorno a casa di una spezzina con due bambini che da tanti anni è prigioniera a Tunisi. Questo è il dono che io chiedo a questo Natale, mi auguro di poterla abbracciare prima delle feste. Cosa ho trovato nel comune di Spezia? Ho trovato un sindaco che ha voglia di cambiare, un sindaco che ha il suo secondo mandato e che crede molto nello sviluppo della città. E quindi trovo, per ciò che concerne le mie deleghe, un grande entusiasmo, una grande voglia di investire e anche una grande voglia di osare, un po' diversa dalla vecchia nomenclatura politica che dice di fare poco e di farlo sotto le campagne elettorali. Ecco, un po' stravolgendo questo sistema che proprio non ci appartiene, il sindaco ci ha chiesto subito di farlo nel primo anno e mezzo, quindi di apportare dei grandi cambiamenti nelle nostre deleghe nel primo anno e mezzo di mandato. È una cosa che ho sinceramente apprezzato. Mi auguro, ognuno di noi, ognuno degli assessori sta lavorando, ognuno per ciò che concerne le proprie deleghe, ma anche in una maniera interassessorile, quindi scambiandoci idee, confrontandoci. Io mi auguro che questo possa essere veramente un mandato in cui si assiste allo sviluppo della città di La Spezia, che per troppi anni ha vissuto di grandi possibilità e non si sono mai tradotte in prospettive. Beh, insomma, abbiamo seguito insieme già fasi importanti come quello della Palestina, della nave che è giunta alla Spezia, e già questo mi sembra che è un bel movimento per la sensibilità per quanto riguarda i popoli, per quanto riguarda quello che realmente è il suo assessorato, c'è stato. Insomma, ora sicuramente 4 mesi sono pochi, sicuramente il 2013 sarà più aperto, si troverà forse più sfogo per iniziare veramente un cammino. Cosa vorrebbe lei dal 2013? Dal 2013 ci sono molti interventi in cantiere. Il primo tra tutti, vorrei che assieme alla Marina Militare si potesse ridare alla cittadinanza quel pezzo di città chiamato montagna. Un polmone verde della città messo a disposizione di tutti i cittadini, con tariffe popolari, con un'offerta di varietà di sport che possa soddisfare e attrarre veramente i giovani della nostra città. Certamente il sindaco ci sta lavorando e certamente avrà l'appoggio di tutta l'amministrazione, dando una risposta seria ai cittadini. La cooperazione internazionale, gli spezzini si sono sempre contraddistinti per la grande solidarietà che hanno espresso nei popoli, ed abbiamo siglato 2 settimane fa un nuovo accordo con il consolato dell'Ecuador, che ho voluto fortemente, in modo da fornire ai 700 cittadini dell'Ecuador presenti nella nostra città un nuovo servizio di consolato mobile presso Largo Vivaldi, nella nostra circoscrizione. Un bel lavoro, speriamo che si arrivi in fondo, sicuramente la sua grinta la guiderà sicuramente su quelle strade. Mentre invece la sua giovane età, insomma, dobbiamo dire che una giovane età, un assessore così di larghe vedute, ma con un pacchetto molto ampio, perché abbraccia lo sport, abbraccia anche altre cose, e, insomma, un bel da fare. Per quanto riguarda lo sport invece, quali sono le nuove mire? So che ha già guardato palestre, ha già fatto rinnovi in,
nei parchi giochi dove c'è i ragazzi che, insomma, delle cose che sono già state fatte. Bene, lo sport è sicuramente una delle deleghe più importanti che ho, e sicuramente la cosa importante è creare le strutture, quindi curare gli impianti già esistenti, rendendoli a norma e curando i piccoli problemi che hanno, ma dobbiamo cercare anche delle strutture per ampliare la nostra offerta sportiva. Quando parlo di ampliare, parlo di una pista di atletica, parlo di un nuovo palazzetto del pattinaggio, dove a Spezia abbiamo tra l'altro una campionessa mondiale, che saluto. E perché no, del grande sogno, magari non me ne vorranno le due squadre di basket, abbiamo due squadre di basket in serie A2, ecco, mi piacerebbe tanto un domani vederle assieme in un momento di risorse unite, ma tiferò lo stesso per entrambe anche se rimangono staccate, come la Juve e il Torino, la Sampdoria e il Genova. Capisco che esistono, ma non so perché io cerco sempre l'unità, forse in momento di crisi le risorse vanno veramente unite. Beh, ora io tanto la ringrazio per questa intervista, che ci ha voluto dare un po' quello che erano le sue sensazioni e quello che dovrà fare. Siamo alla fine dell'anno, un buon augurio a tutti, un buon augurio ai cittadini da parte sua per chiudere. L'augurio che voglio fare è un augurio indirizzato a tutti i cittadini, ma voglio ringraziare anche il Museo dello Sport, perché ci sarà un'interessante novità che non vi voglio ancora anticipare, veramente, che ci vedrà uniti il Comune e il Museo dello Sport nel riprendere una grande istituzione e ridare luce ad un progetto che riuscirà a dar vita e a far vivere molti campioni del passato e del presente, ma ve lo diremo l'anno prossimo. Intanto fate buon anno, buone feste con le vostre famiglie. Grazie, auguroni a quest'altro anno. Grazie Armando, grazie di tutto e buon Natale. Allora, intanto ne approfitto per dare il benvenuto a tutti, buonasera, benvenuti all'Erici, in compagnia, tutti amici, e approfitteremo della serata anche per fare gli auguri a qualche persona che ha avuto il compleanno recentemente. So che siete tutti dispiaciuti perché l'anno scorso l'abbiamo fatto in un altro posto, dove ho cucinato io, mi sono fatta il mazzo, di pasti, primo, secondo, dolce. Quest'anno, se permettete, faccio la signora e quindi stasera mi riposo e ho fatto solamente la torta. E spero che vi possiate divertire, è un momento per stare assieme. Però c'è da dire una cosa, che senza nessun corso, senza niente, anche Patrizia ha fatto una torta che è stupenda. Ha una torta bellissima con su scritto auguri, quindi abbiamo due torte veramente buone, ottime ed eccezionali da degustare questa sera. E la sabbia nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale,
sapore di mare, sapore di te. Gabriele? La mia torta, questa qua, Un po' scarsa. Indicatissima. Il gusto del sale, ti tuffi nell'acqua e mi lascia guardare e rimango. Dopo che abbiamo portato su, ok? Tre. E per la parte di Pipip, urrà! Di Pipip, urrà! Di Pipip, urrà! Forza! Fate sfidare i bicchieri con le forchette, bravi! Bravi dai fondo!